Buongiorno, ben arrivate mie care, siamo insieme qui, coltelli che volano qui oggi. Buongiorno Maria, bentornata, ben trovata. Siamo insieme appunto alla nostra Maria Marino. Oggi facciamo dei tonnarelli golosi, perché saranno un primo sicuramente da tenere d'occhio, e se magari proprio non avete il tempo di fare i tonnarelli, tenete a mente il condimento che andiamo a preparare per questo primo piatto, giusto? Sì, sì, ok. Può essere sostituito, il tonnarello può essere sostituito da una semplice tagliatella che compriamo, o dagli spaghetti, anche da un semplice spaghetto può essere sostituito il tonnarello. Però io vi invito a cimentarvi con la pasta fresca. Ecco, vai Maria, intanto. Allora, io ho già messo nella ciotola 100 g di farina 00, sì, a cui ci vado ad aggiungere 100 g di farina integrale. Ecco, li facciamo anche integrali oggi. Mescoliamo un po' le due farine e ci aggiungo le due solite uova. Ricordiamo sempre la proporzione 100 g di farina a un uovo. Quindi ecco, intanto che Maria prepara la pasta e voi la vedete, io comincio a pulire e a tagliare a dadini sottili un peperone giallo e una melanzana. Poi capirete perché. Ecco, ci portiamo avanti con i tempi, così anche se i tempi televisivi sono quelli che sono, riusciamo a finire per tempo questa, certo, magnifica ricetta. Ecco. Puoi tornare su Maria, perché è importante far vedere come si prepara questa pasta. Io ho messo le due uova, come al solito mescolo un po' nella ciotola e poi andiamo sulla spianatoia. Ecco. Questa la teniamo da parte per il solito riposo della pasta e andiamo con le mani ad assorbire tutta la farina che noi abbiamo messo. Ricordiamoci sempre di avere a disposizione dell'altra farina, che ci aiuterà a pulirci le mani innanzitutto e poi a raccogliere meglio tutto l'impasto. Ecco. L'aggiunta della farina integrale in questo caso è volontaria, proprio per rendere il tonnarello un pochettino più consistente. Di solito noi troviamo anche la semola nella pasta all'uovo, però in questo caso io ho voluto aggiungere l'integrale, dovendo poi abbinare appunto un sugo con le verdure. Mi sembrava anche un connubio perfetto. Senti Maria, ma bene tagliati così? Vuoi che te li tagli di lungo? Io lo sto facendo di là, va bene, purché siano tagliati sottili per i tempi di appunto cottura, esatto, specialmente per il peperone, che insomma. Eh sì, in effetti è quello che noi per primo andremo a mettere nella nostra padella. Anche se noi faremo un sugo dove con un soffritto leggero di cipolla uniremo prima un macinato misto che io ho preparato e lo sfumeremo poi con il vino, un vino bianco. Mi raccomando, i prodotti sempre di qualità, perché ricordiamo sempre che quello che mettiamo in pentola è quello che poi mettiamo in pancia. Esatto, ci ritroviamo. Anche questo è vero. E quindi lo faremo sfumare con dell'ottimo vino bianco. Una volta che sarà evaporata, andremo ad aggiungere le verdure. Prima cominciamo con il peperone, che è quello un pochettino più consistente e quindi richiede maggiormente una cottura. Poi ci uniremo la melanzana. Ci aggiungiamo un pochettino di acqua e lasciamo cuocere. Però non andate in confusione, state tranquille, perché lo vedrete preparare e quindi insomma tranquille. Adesso che era perché Maria voleva anticipare un po' quello che andremo a preparare, golosi, perché evidentemente hanno questo insieme di sapori, di prodotti
insomma, ricordatevi i prodotti stagionali, vabbè che sui nostri mercati onestamente ormai melanzane e peperoni non mancano mai, però potrete anche qui fare delle varianti, magari non vi piace il sapore del peperone oppure ne mettete molto meno peperone, giusto un odore, magari più melanzana, o al contrario non vi piace la melanzana, quindi utilizzerete sicuramente più peperone. Anche per quanto riguarda la carne, perché qui c'è un macinato misto, credo che sia insomma un po' quello che viene utilizzato anche per la bolognese, no? Sì, esatto. Ecco, anche lì in base ai vostri gusti. E poi eventualmente supponiamo che voi siate vegetariani e che quindi non mangiate carne, sicuramente il sapore, quello straordinario, viene dato dalle verdure, quindi potreste anche evitare di utilizzare la carne, e sicuramente sarebbe un primo piatto più leggero e certamente anche un bel piatto estivo secondo me, perché con le verdure fresche, giusto Maria? Sì, sì. Verrebbe fuori una bella salsina fresca, profumata, da poter utilizzare. Quello che ho notato in questa ricetta è il fatto che mancano i pomodori, Maria. Non abbiamo neanche un tocco di pomodoro. Sì, ho voluto farlo proprio in bianco. Ah, quindi è una ricetta... Sì, è voluta. La scelta di non mettere il pomodoro in questo caso è voluta. E non c'è l'aggiunta assoluta, poi sappiatelo, né di panne, né di besciamelle, insomma... No. È proprio così, nature, come vedrete, come verrà fuori, così sarà, insomma. Giusto? E la cremosità che noi otterremo, un pochettino di cremosità nel piatto, sarà appunto data dalla mantecatura della pasta in padella con l'aggiunta di acqua di cottura, esatto, che sarà quella che poi sprigionerà tutto l'amido, e un po' di parmigiano fuori dal fuoco. Beh, io non so quanto queste cose possano essere, diciamo, per un esperto corrette o meno, però a dirvi il vero, anch'io uso, quando decido di manticare un primo, tengo sempre da parte una tazza di acqua di cottura della pasta, proprio perché magari c'è bisogno di una come dire, maggior cottura, e quindi sì, sì, i tempi sono un po' più lunghi e di conseguenza abbiamo più bisogno di liquido, di acqua. Senti, le melanzane le devo togliere la buccia o no? No, io preferisco, la lasciamo? Sì, lasciarla. Ok, anche qui abbiamo detto tagliate sottili sottili. Sempre a cubetti. Ecco Miri, io ho preparato l'impasto, ok, come notate è bello resistente perché appunto la farina integrale ci dà quella consistenza che poi dopo troveremo nel piatto, con appunto la rugosità della pasta, certo, che avvolgerà tutto il sugo. Certo. Come al solito io la vado a coprire e la facciamo riposare nel momento in cui noi andiamo a preparare il nostro sughetto. Allora, mi ero portata avanti col tegame dell'acqua per appunto per la pasta, che adesso vado a spostare per mettere la padella e poter preparare il sugo. Ma guarda, ti dico la verità, tanto con la piastra d'induzione, questa meravigliosa piastra che vi ricordo, così come il piano di cottura, il piano d'appoggio, sono dei nostri amici di Bisceglie, veramente ci sta due minuti, sai? Sì, sì, in effetti. Sembra che ci voglia molto più tempo a farla bollire su una normale fiamma a gas che non piuttosto su una piastra di induzione. È veramente molto veloce, quindi stai tranquilla, non ti preoccupare, perché sicuramente recupereremo. Allora, forse tu hai bisogno del coltello per la cipolla, giusto? Sì, Mary, vado bene, a mettere in padella, mi pulisco un pochino, okay, le mani, ecco. Così, io continuo, il peperone è già tagliato, quindi puoi già, se decidi di metterlo in padella, lo puoi anche mettere in padella. Prima devi fare il soffritto con la cipolla, esatto, giusto? Esatto, vado ad affettare sottilmente una mezza cipolla, ecco,
poi regolati tu, diciamo, per le quantità, perché io non ho idea, sto pulito tutti, sto tagliando tutto, poi decidi tu, insomma. Considerando i tempi televisivi, quindi non penso che utilizzeremo tutto, vado a mettere un pochino di olio. Ecco. Affetto la cipolla. Ok. Basta così. Mary, scusami se mi puoi passare. Grazie. Il macinato. Prego. Quindi cominciamo con il rosolare la carne, che penso venga tirata poi con un po' di vino bianco. Esatto, no? Sì. Bene. Viene fatta. Ecco qua. Andiamo ad aggiungere il macinato. Lo andiamo a sgranare, ecco, ecco qua, io direi che questi sono più che sufficienti. Io vado ad alzare un pochino, se ci riesco, ecco fatto, la nostra piastra, ok. Ecco, cominciamo a sentire lo sfrigolare dell'olio e quindi... Io voglio ricordare alle nostre amiche a casa che noi diamo sempre dei semplici suggerimenti, nel senso che queste elaborazioni sono preparate, diciamo, in base ai gusti, alle conoscenze delle nostre cuoche, chiamiamole così, no? Però voi avete una base, sicuramente avete una base su cui lavorare, se poi siete insomma ingegnose, nel senso che vi piace sperimentare in cucina, possono essere utilizzati alcuni dei consigli in base ai vostri gusti e poi create voi qualcosa di speciale. A dire il vero, non sempre questa è una buona soluzione, perché a me è capitato di preparare delle ricette, crearle lì per lì, no? Poi magari mi sono state nuovamente richieste dalla mia famiglia e onestamente non sapevo più neanche da dove cominciare, perché ho dimenticato, no? Come effettivamente le avevo create, cosa ci avevo aggiunto, cosa ci avevo tolto, cosa ci avevo messo. Ma sono sempre dell'avviso, Mary, che se, come nel tuo caso, hai la passione di cucinare, sì. Bisognerebbe avere un quadernetto dove appuntare queste ricette. Lo so, quello che tu dici è vero, hai ragione, però sai, quando si va... Perché Mary, la mia passione è nata così. Quando si va veloci con i tempi, sì, eccetera, e magari, non so, a sera che hai un attimino più di tempo, che non durante la giornata, ti metti lì in cucina, apri il frigo, vedi cosa c'è, dici ma sì, stasera ma sì, ci inventiamo una nuova ricetta, generalmente, insomma, per le donne che lavorano fuori è un po' dura stare dietro al discorso della cucina, però ciò non toglie che ci si può anche organizzare, volendo, eh? Alla fine ci si organizza e tutto è possibile. Il profumo della carne si sente. Adesso andiamo a sfumare con un mezzo bicchiere di vino bianco e aspettiamo che questo evapori. Eh sì, certo, perda tutto quanto l'alcol, sì, ovviamente presente, perché questa la funzione poi alla fine del vino, ve l'avranno sicuramente insegnato, no? Quando si deve usare il vino o dei liquori in cucina, normalmente del brandy o del cognac, esatto, viene sempre alzata moltissimo la fiamma, perché d'impatto deve evaporare, evapora tutto l'alcol contenuto, lasciando poi quell'aroma gradevole che viene utilizzato
e che serve poi di base alla salsa che si sta preparando. Noi la fiamma l'aveva, cioè la fiamma, l'avevamo già alzata la piastra, perché la carne va rosolata e quindi deve avere sempre una cottura, una fonte di colore viva. Esatto, perché altrimenti andrebbe ad avere una bollitura, cioè non è più rosolatura. Chiaro. E quindi non abbiamo lo stesso gusto. Ecco, aspettiamo un altro momento, perché altrimenti, Mary, i nostri amici che assaggeranno, se l'alcol non è tutto evaporato, lo diranno. Potrebbero quindi anche non gradire. Esatto, non vorrei che, ecco, penso che è andato via, e cominciamo col mettere il nostro peperone. Oh, naturalmente io, come al solito, Michele, quando, ecco, sì, ok, time break, mi dice lui, così, no? Proprio così, che significa fermati, c'è la pubblicità. Ok. Noi intanto continuiamo la nostra rosolatura e del carne appena messo in padella, carne e peperone. A questo punto io aggiungo la melanzana. Bene. E così tutti gli ingredienti sono stati aggiunti. Ecco. Ok. Allora, linea alla regia, pubblicità, ci ritroviamo subito dopo.